Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo un nuovo gioco che si chiama Lacuna, un'avventura che è uscita l'anno scorso che avete votato voi su Telegram. Allora, ne ho sentito parlare molto bene e penso sia abbastanza gagliarda come avventura e è molto pixellosa, quindi questa cosa mi piace ed è in inglese, quindi come al solito cercherò di tradurlo nel modo migliore possibile che io riesca a fare. Quindi direi play. Vediamo un po'. Ok, i nostri progressi verranno salvati automaticamente in alcuni punti del gioco. Se usciamo saranno persi, va bene. Trovi a settore 2. Allora, per camminare A e D. Ok. Quindi ci spostiamo comunque con la tastiera. Si fa la passeggiatina. Vabbè, WASD. Ok, quindi per scendere WS. Scendere e salire. Percorrere così. Ok. Se no manco dopodomani. Mira, vieni di qua. Allora, l'icona indica che possiamo andare avanti il dialogo premendo la E oppure questo. Ok, quindi Nova ci dice: ehi, che succede? E vabbè, l'abbiamo capito. Mira. Ehi Noah, da tanto non ci vediamo. Eh sì, da un po'. Ho sentito che una nave con nuove persone è arrivata la notte scorsa. Pensavo che tu infatti fossi lì. Com'è andato il tuo viaggio attraverso lo spazio? Ma insomma, ha fatto abbastanza schifo. Mi sono sentita come se fossi stata sepolta viva con i miei genitori. Stai andando giù, vero? Vengo con te. Come va la vita a Drovia? Ma all'inizio non mi piaceva molto, non c'è molto da fare qui. Difficile immaginare che sia come New Joran un giorno. Ma quando ci pensi, vabbè, alla fine è abbastanza figo. Vabbè, nel senso, quindi praticamente alla fine è abitabile come posto. Che cos'è? Fare la storia è roba simile, conquistare un pianeta sconosciuto, costruire il primo Savant Colony, quindi questa colonia Savant, non è eccitante? Non lo so, ma mi sento come se io abbia già visto questo posto di già. Beh, lo stanno ancora costruendo, comunque, dove vivi? Il nostro appartamento è al piano meno 8, vicino alle scale e all'area comune. No, non mi dire... hai avuto uno di quegli appartamenti di lusso? Cioè, voglio dire, ok, sì, anche il nostro va bene. Beh, penso che dipenda dal lavoro dei miei genitori. Tutti gli scienziati sono in quell'area. Vabbè, adesso devo tornare a casa. Magari ci... poi mi farei vedere, insomma, gli dintorni più tardi. Ah, sì, però prima che vai, c'è qualcosa che voglio mostrarti. Non puoi aspettare questo pomeriggio, non voglio fare tardi. Ma chi se ne importa, dai, è veramente bello. Oggi è il mio primo giorno a scuola qui, non voglio dare una brutta impressione nel mio primo giorno. Cosa vuoi mostrarmi? Vedrai, non ci metteremo tanto. Allora, possiamo usare A e D e la E oppure 1, 2, 3 per selezionare le opzioni di dialogo. Più tardi le opzioni saranno col tempo, ma io l'ho tolto perché così abbiamo il tempo di tradurre. Ok, quindi possiamo scegliere I don't have time, quindi non ho il tempo, va bene allora.
Vabbè, dai, fammi vedere cosa c'è. Ok, sono curiosa, ma facciamo in fretta. Non te ne pentirai da questa parte. Speriamo, non ce ne pentiamo. Allora, seguiamo Noah. Quindi, a quanto pare, con la navicella siamo venuti ad abitare in quest'altro pianeta, in quest'altra zona, non lo so. Possiamo entrare qui? Il cartello dice che è un'area ristretta. No, non possiamo, ma io ho il codice d'ingresso. Da dove l'hai preso? Mio fratello più grande lavora qui, me l'ha dato lui. Ma non è pericoloso o roba simile? No, non ti preoccupare, andiamo. Ultime parole famose. Quindi a quanto pare abbiamo creato una nuova colonia e siamo venuti qui ad abitare. Vedi l'ascensore? Ci porta a metà strada. In alto, Noah. Guarda che ci prenderanno. Ma non c'è nessuno qui. Vedrai che sarà bello, vedrai. Andiamo. Va bene. Ma se qualcuno ci vedesse, dirò che è stata una tua idea. Quindi immagino sia la classica cosa del il mondo è stato distrutto per qualche motivo e gli esseri umani hanno colonizzato un altro pianeta dove si sono trasferiti, probabilmente. Dunque, che cosa ne pensi? Beh, è stato figo, vero? Hai visto l'entrata delle miniere? Hai visto quanto sono grandi, eh? Impressionanti. E tuo fratello lavora laggiù? Beh, abbastanza inquietante. Davvero? No, io penso sia figo. Ehi, aspetta un minuto. Hai visto la bandiera su questi scatoloni? Sono di gara. E quindi? Perché portano queste cose alla nostra colonia? Beh, perché non dovrebbero? Forse ci stanno spiando. Nelle nostre tecnologie per scavare nella miniera o qualcosa di simile. No, Agara non è nostro nemico. Facciamo degli scambi con loro e comunque se loro stanno usando degli equipaggiamenti di spionaggio, non è che stampano la tua faccia sulla scatola? Io no. Beh, penso che hai ragione. Ok, è tempo di andare adesso. Grazie per avermi mostrato questo posto, è veramente bello. Sono contenta ti sia piaciuta. Non dire a nessuno che siamo stati qui, ok? Sennò sarò nei guai. Non lo farò, te lo prometto. Ehi Mira, sono contento che tu sia qui. Mi mancavi. Anche tu mi mancavi. Ah, questo mi ricorda. I miei genitori mi hanno dato un nuovo cellulare quando siamo arrivati qui. Dobbiamo riconnetterci. Facciamolo. Ecco qua. Va bene, ci vediamo più tardi. Allora, premi C o clicca sulla cell icon nella parte sinistra. Ok. Quindi questo qui è il cell icon. Dove abbiamo gli obiettivi che sono adesso cammina a casa. Quindi ogni conversazione viene registrata, ok. Ok, quindi è una sorta di tablet più o meno dove ci sta un po' tutto quello che facciamo. Quindi benvenuto. Gara, siamo qui da 24 minuti. Drovia 0 secondi, New Jordan 12 minuti. Joran. Noi mi sa che veniamo da New Joran. 80 di pulsazioni, 153 passi, distanza 122 metri. Vediamo le news, possiamo farlo? No, al momento no, possiamo fare soltanto queste cose qua, va bene. Quindi adesso dobbiamo andare a casa. E scendi qua, sì, io non so dove sia la casa, diciamo settore 8, cioè più che altro piano meno 8 tipo, per interagire, ma non so dove ci porta. Vediamo un po' se dobbiamo scendere qui perché diciamo meno 8 mi sa. Ok,
Quindi dicevo, secondo me la classica cosa è che il pianeta è finito, insomma, è morto per qualche motivo, gli esseri umani non potevano più abitarci. E si sono trasferiti in un altro pianeta, hanno colonizzato e quindi stanno trasferendo le persone un po' alla volta. E i nostri genitori sono degli scienziati e quindi stanno cercando, ad esempio qua, ecco, ci stanno tutte piantine, quindi immagino che cerchino di far crescere la flora in questo nuovo pianeta. Credo, vedremo. Comunque è abbastanza tecnologica la questione. Allora, settore 2. Non lo so se dobbiamo stare qui. Posso uscire da qua? Mi fai uscire da qui? Ok. Non so se sto andando bene. Allora, qui c'è un bar. Banana, mela. Blue Eyes, qual è il tuo preferito? Oxy Bar. Un bar che vende ossigeno? Ossigeno con vari sapori, vari profumi. E questo? Queste sono delle caramelle, delle barrette di caramello verde sono arrivate. Roba strana. E qui? No, non è possibile. Tu hai fritto il tulpa fish, quindi il pesce. L'unico posto a Drovia che lo serve. Sei appena arrivata, eh? Sì, è il mio primo giorno qui. Sono così tanto contenta che tu serva il tulpa. È uno dei miei piatti preferiti a casa. Ne vuoi un po'? Mi spiace, ma sono di corsa. La scuola sta per iniziare, ma tornerò questo pomeriggio. Ok, quindi piatti tipici di dove veniva lei. E dovremmo scendere. Io non è molto chiaro dove dobbiamo andare. Ok, sta succedendo qualcosa. Questa è casa nostra? Allora, vai al computer. Per parlare. Insegnante, va bene. Adesso che siamo tutti qui, Mira, possiamo iniziare. Mi raccomando, la prossima volta cerca di arrivare in tempo. Questa mattina vi farò vedere la piattaforma per imparare, quindi online, e vi mostrerò il curriculum di quest'anno. Vabbè, vedrete che sono gli stessi topics che facevate a casa. Dobbiamo andare su oggi su dei fatti base riguardo il nostro sistema solare. Per la maggior parte di voi non sarà una novità, ma io voglio che partiamo tutti dallo stesso livello. Albert dice: io conosco già tutta questa roba, posso saltare la lezione e tornare più tardi? No, non ti ho detto di che cosa parleremo esattamente. Fammi chiedere a mio padre, sicuramente so, lui scriverà una nota. E le lezioni sono per tutti, anche per il figlio del capo della sicurezza. Sono sicuro che lui sarebbe d'accordo con me. Allora, adesso ci dà una mappa del sistema solare come parte del nostro inventario scolastico, insomma, nel senso di quello che abbiamo nella scuola. Qualcuno l'ha già messo sul muro, ne sono felice. Allora, prenditi un momento per fare un doppio check se non c'è lì. Ne hai bisogno per il prossimo compito. Ok. Quindi, esamina il poster. Con la barra possiamo vedere la R Modulus Investigation Mode. Ok, per vedere praticamente se ci sono cose che ci interessano. Va bene.
Oddio, veramente scomodo. Investigare. Non possiamo interagire con tutto, mentre siamo nella versione investigatoria, diciamo, va bene. Quindi con la sbarra, ecco, possiamo vedere ad esempio qui. Allora, questo è il settore 2. Va bene, noi siamo qua, immagino. Qui c'è una safe room. Ok. Ehi tesoro, ci manchi? Divertiti a scuola. Torneremo questo pomeriggio, mamma. No, più che altro, più che mancare, ti abbiamo mancato, nel senso non ci siamo beccati in questo senso qua. E mi sa non ci abbiamo la mappa. No. A meno che è questa. Ok, questo è il sistema solare. Gara, Drovia, New Joran. Noi però venivamo da New Jora, non mi sbaglio. E non so perché allora cambiano pianeta. Quindi non è la fine della Terra e vanno da un'altra parte. Non si sa perché. Forse perché questa è figlia di scienziati e devono lavorare qui a Gara? Può darsi. Una mappa dei sei e delle loro lune. Questo è il piano di emergenza per scappare. Ok. Fa vedere la safest room più vicina, quindi la stanza più sicura, più vicina. Ok, penso abbiamo fatto qui. Allora, sembra che hai il poster. Ti servirà a risolvere il compito che adesso ti darò. Ho anche un'altra risorsa per te. Viene da un nuovo articolo. Te lo mando. E adesso, insomma, leggi l'articolo. Apri il tuo cell e cerca tra le news and shit tabs. Ok. Ecco perché prima non ce lo faceva fare. The Solar System. Di volta in volta può essere utile fermarsi e pensare un attimo. Ci sono alcune panchine, sedie, dove offrono un posto dove poterti sedere. Tira fuori il cell. E vedi tutto quello che c'è da fare. Ok, quindi mi devo per forza sedere o lo possiamo fare in piedi questa cosa? Ci sediamo? Sì, mi sa si deve sedere. Ok, quando ricevi un articolo rimane immagazzinato qui nel cell. Va bene. Dobbiamo trovare le risposte corrette. Abbiamo soltanto una volta, se sbagliamo so cavoli. Allora, vediamo la notizia. Lithium will pass the torch. Passerà la torcia. Questo è il New Joran Journal, quindi dell'altro pianeta. Commento di Martha Bold. Per almeno 400 anni la tecnologia lithium-ion è stato tutto e anche la fine di tutto nella tecnologia a batteria. Ma ultimamente nessuno avrebbe predetto l'arrivo della Tillanium Based Energy Storage. Quindi praticamente il lithium è stato rimpiazzato dalla Tillanium. Soltanto 2 anni fa gli scienziati sono riusciti a produrre un prototipo basato sul Tillanium. Praticamente che è molto più potente del lithium riguardo la capacità di mantenimento dell'energia, il peso, la potenza e la longevità. Quando una vasta quantità di questo raro Tillanium ore è stato scoperto sotto la crosta di Drovia l'anno scorso, è iniziata una nuova periodo d'oro che non vedevamo da quando c'è stata la prima colonia lunare a Gara. Ok, quindi queste sono colonie lunari. Due veri differenti fazioni, Gara e un gruppo di migranti di Savians del New Jordan, hanno assicurato già un posto sulla superficie del pianeta.
che sono pronti a partecipare in questa nuova rivoluzione tecnologica. Ok, quindi hanno trovato il Tillanium, che è più potente dell'Idium, e iniziano una nuova rivoluzione tecnologica. Va bene. Allora, il sistema solare. La prima colonia fuori di 1, che dobbiamo scegliere se è Gara, New Joran o Drovia, che è dove è nata l'umanità, è stata costruita nel 1608. Era una piccola base scientifica su Millon, uno dei tre pianeti lunari. Arrivando a oggi, l'umanità ha conquistato la maggior parte del sistema solare. La colonizzazione di Drovia è iniziata soltanto un anno fa. I Saviant dal Ok, pianeta più vicino di Drovia. Ora si sono stabiliti. Hanno stabilito la loro nuova colonia. La tua nuova casa nel settore 2 su Drovia. Ok, quindi praticamente i Savian sono arrivati su Drovia e hanno colonizzato. Questo non dà soltanto ai Savians, la nostra nazione, ma possono accedere a uno dei mondi più grandi, con le risorse sotterranee. Di ok, dobbiamo dire qual è la risorsa. Grazie alle innovazioni tecnologiche, il prezzo del praticamente ha toccato le stelle l'anno scorso. Ok, quindi dobbiamo dire, possiamo rivedere qui, ok. Praticamente qua hanno trovato il Tillanium, che è diventato più potente confronto al Lithium. Quindi direi che questo è così. E direi che i Savians vengono da, avevamo visto prima, se non sbaglio, New Joran. Ok. I Sarians vengono da New Joran, la prima colonia fuori da. È stata costruita nel 1608, questo però non lo diceva. Forse Gara, perché dalla prima colonia lunare, siamo nel 1800, forse è Gara. Quindi forse è Gara, New Joran e Tillanium, proviamo. Ok, Mira, ho ricevuto quello che mi hai mandato. Vediamo. La prima risposta è corretta. L'umanità è stata originata su Gara e poi sono andati a colonizzare gli altri pianeti da lì. Vediamo la seconda domanda. Questa è stata facile, vero? I Saviani vengono da New Joran e hanno creato la loro colonia qui a Drovia. Ora l'ultima domanda è giusta, perfetto. Noi stiamo scavando nelle miniere il Tillanium su Drovia. È una risorsa piena di valore oggi, in questi giorni. Buon lavoro, Mira. Sembra che tu abbia imparato bene, insomma, questo argomento. Adesso andiamo avanti. Aspetta, che succede? Che cosa è stato? La connessione è stata chiusa? Chiamata interrotta dovuta a un'emergenza? C'è stata una breccia? Per favore, rilocare. Andare alla safe room più vicina, più fretta possibile. Sarà chiusa in 60 secondi. L'uscita di emergenza è stata distribuita a tutte le unità. Aspetta, cosa? Oh mio Dio, povera, appena arrivata. Quindi devo scendere, scendere a destra. Togli in fretta. Allora, scendere. Aiuto. Puoi scendere da di qua. Donna, aiutami per favore. Ehi ragazzina, per favore aiutami. La porta è incastrata. Io, Noah. Mira, andiamo, dobbiamo sbrigarci. Ma lei? Per favore, tira la porta. Eh sì, la faccio, dai, poverina. Noah, merda. Sta funzionando. 40 secondi prima del lockdown. Per favore, non lasciarmi. 30 secondi. Grazie mille, da questa parte.
Beh, Noah sei una merda. Onestamente. 20 secondi prima del lockdown. Dove andavano quelli che la stanza di sicurezza è di qua? Mira, grazie a Dio ce l'hai fatta. Però potevi aiutarla. No, che sta succedendo? Hai visto i miei genitori? No, io... Cacchio, il primo giorno che siamo arrivati qui già succede il bordello. Un po' sfigati. After 10 years, dopo 10 anni, incontrare il tuo ex è un po' strano. Oppure non lo è se non hai più sentimenti per lei. Oppure non importa perché tutto il mondo è sulla, sta per andare in guerra. Non so neanche perché sono stato d'accordo a vedere Kat oggi. I miei pensieri stanno sempre sul lavoro. La mia unità è stata responsabile per la sicurezza di uno dei più importanti visitatori di gara che si vede da tanto tempo, cioè Joseph Benny, un ministro di Drovia. Ci devono negoziare con il presidente, può rompere la relazione tra i pianeti delle generazioni a venire. E ok, quindi praticamente dice: non dovrei combattere con la mia ex, ma dovrei chiamare mia figlia. Quindi sono passati 10 anni da quel casino. Neil, hai sentito quello che ho detto? Scusami, mi sono distratto per un attimo. Stavi ascoltando la radio? Mi dispiace, Kat. Stavano parlando di Benny. Quest'intera cosa mi ha veramente messo su... come sul bordo, insomma. Non sei cambiato minimo? Lo sai quanto è importante questa cosa? Sì, è quello che dici sempre. Vabbè, torniamo a Laura. Per quello che siamo qui, no? Non so che altro dire, non la vai mai a trovare? Neanche la chiami? Beh, non sei gentile. Ho guardato un film noioso con lei, che tu non volevi vedere. Dai, quello è stato più di un mese fa. E quasi neanche le risponde ai suoi messaggi da allora. Non so perché la tratti in quel modo, lei si merita di più. Onestamente, non mi piace passare il tempo nella nostra vecchia casa. Cosa? Perché? Allora, mentire, non lo so, mi ricorda la nostra vita insieme. Ma no, voglio essere onesto. Immagino. Beh, non sembrava che te ne importasse molto all'epoca. Continua a dire così, Kat, come per dire, cioè, lo dici tu. Certo che lo dico io, tu non eri mai a casa. Beh, ho iniziato a lavorare col CDI. Nessuno di noi era mai a casa. Vabbè, comunque noi abbiamo questa discussione da un decennio. Laura è una teenager adesso e sarebbe buono per lei se... avesse un secondo genitore con cui parlare. E anche per me, francamente. Va bene, senti, cercherò di fare di meglio. Grandioso. Perché non vai da lei allora? Adesso è a casa. Così no, non ti disturberò. Io ho un appuntamento. Va bene, andiamo. Davvero? Laura ne sarà entusiasta. Ora devo andare. È stato bello vederti. Anche per me. Allora, ho iniziato a camminare verso casa e mi sono sentito arrabbiato con me stesso. Non perché fallisco nel far vedere a mia figlia quanto ci tengo a lei. Perché non, è più che altro perché non ci tengo come dovrei. Ultimamente ero sotto pressione riguardo alla visita di Benny. E quindi facevo fatica a pensare altro che non al lavoro.
Ok, quindi per poter andare a casa. Incidente nel settore 2, 40° anniversario. Ah no, sono passati 40 anni da allora. 1840, infatti. Garian News Network. Oggi è il 40° anniversario dell'incidente tragico al settore 2. Che ha portato una fine permanente alla colonizzazione di New Joran su Drovia. Ah, quindi praticamente è finita male. E poverina, la ragazza con cui stavamo giocando ci ha passato manco una giornata. Ci sono state delle esplosioni nelle miniere che hanno causato il collasso dei tunnel nelle parti residenziali e ci sono state centinaia di morti. Un investigatore indipendente ha concluso che, dopo aver controllato questi progetti di costruzione nella parte del New Joran, hanno visto che è stato costruito in maniera negligente. C'è stata anche la pressione da parte della comunità interplanetaria e New Joran è stata forzata a chiudere la sua il progetto di colonizzazione a Drovia per il meglio. Ok, quindi alla fine hanno lasciato perdere, insomma, perché comunque hanno fatto le cose a cavolo, c'è morta gente e hanno smesso di colonizzare quella zona. Fino a oggi. Praticamente c'è stato un trattato di protezione che del 200, 1803, perché questo è successo nel 1800, che ha vietato la costruzione di un'altra colonia New Joran nel terreno di Drovian. Ok, quindi praticamente hanno vietato di costruire un'altra colonia in quel posto. Mira Main, di 55 anni, e suo marito Noah Main. Ah, quindi siamo sopravvissuti, ci siamo sposati con quel cretino che non ha salvato quella donna, Mira e Noah. Sono tra i pochi sopravvissuti dell'incidente. Sono entrambi riusciti ad arrivare a una delle poche stanze di sicurezza quando l'esplosione ha iniziato a distruggere la colonia e sono riusciti a scappare da morte certa. I genitori di Mira Main non hanno avuto la stessa fortuna comunque. Lei ha passato il resto della sua gioventù in un orfanotrofio. No, scusate, come orfana con le cure di sua nonna. Ok. Ha detto alla GNN che ancora lei soffre di PTSD da quel giorno. E quindi praticamente lei ha un disturbo post-traumatico e da quella notte lei ha queste memorie, questi ricordi orrendi di questo incidente nel settore. Ok. Allora, quindi andiamo a vedere. Dobbiamo andare di qua per la figlia. Hold to sprint, vabbè, lo sto facendo. Quindi come possiamo andare a trovare la figlia? Chissà se ca cosa cambiava se non aiutavamo la tipa, forse niente. Ok, andiamo a visitare Laura. Ehi Laura! Oh papà, ciao! Stai lavorando a un nuovo racconto? No, per favore, non guardare lo schermo, è ancora grezzo. Che stai facendo qui? Ho pensato di fermarmi a salutarti. Non ho avuto molto tempo per farlo ultimamente. Mamma ti ha mandato? No, è stata una mia idea. Guarda che non sono più una ragazzina. Io capisco voi ragazzi. Sì, ma non è che tua madre mi dice cosa devo fare.
Quindi, quanto sta venendo lungo questo racconto? Come sta andando questo racconto? Riuscirò mai a leggerlo? Ma adesso sto lavorando a un testo differente. Non ho avuto molto tempo per la novella, per il racconto ultimamente. È per un contest, lunga storia. Devo finirlo in fretta e quindi sono un po' impegnata. Scusami, non ti volevo interrompere. Ti lascio dunque. Fammi sapere se vuoi andare a vedere un altro film. Ah, alla fine ti è piaciuto l'ultimo che abbiamo visto, eh? L'ho odiato. Certo che è andata così. Va bene, a presto, papà. Ok, quindi questa Afia sta scrivendo la novella e niente, se andiamo? Va bene. Ok, e adesso cosa dobbiamo fare? Vai a casa. Qual è la casa? Metro? Non è chiaro che cosa dobbiamo fare. Cioè, dove dobbiamo andare soprattutto? Boh, magari andando a casa dobbiamo prendere la metro? Non lo so. No? Qui stiamo al locale di prima. E qua non possiamo passare. Vabbè, quindi praticamente è un po' limitata la questione, quindi forse non è che possiamo andare in tanti posti. Va bene, quindi da qui noi venivamo e quindi non dobbiamo andare alla metro. Per andare alla casa, quindi dobbiamo fare un'altra zona. Come giocabilità è particolare. Allora, vediamo verso di qua. Queste sala suonano. Per fumare. Sì, magari non gli tiriamo la sigaretta addosso. Abbiamo fumato e quindi. Salva? No, ha salvato 12 minuti fa. Ci siamo fatti la sigarettina. E farsi la sigarettina che vuol dire? Abbiamo fumato una volta. Chissà. Vabbè, qui ci siamo fatti la sigaretta, quindi non dobbiamo andare di qua. Quindi Laura stava da queste parti. Ok. Per fare il download delle news. Ok, quindi si aggiornano le news. Ecco la visita simbolica di questo Bunny. Questa mattina, dopo 6 settimane di viaggio nello spazio, il più importante ospite interplanetario dell'anno, in questo Trade Summit, quindi in questo summit di scambi, è finalmente arrivato a gara. Il ministro estero Joseph Bennie. Come uno dei critici più radicali del Garian State e uno dei suoi colonial activities, quindi delle sue attività coloniali, Benny sta combattendo per più autonomia economica e politica su Dropia. La sua richiesta centrale al summit è la piena emancipazione di Drovia dalle regole di Garian. Ma comunque gli osservatori politici non si aspettano che il presidente Robertson dia questa libertà, diciamo, accetti queste richieste. Gli esperti di Drovia dichiarano loro stessi che garantiranno alla colonia più diritti e libertà, specialmente in luce del fronte dei Saviant che stanno crescendo con la loro influenza su Drovia. Il fronte dei Saviant è una parte di estremisti della religione del Saviant, e
e insomma sono famosi in maniera negativa per difendere le posizioni arretrate, antiscientifiche. L'indipendenza di Drovian porterà una strana influenza a questo gruppo nel nostro sistema solare. Comunque, se Robertson non vuole rovinare, insomma, la relazione tra i nostri pianeti, dovrà trovare dei compromessi con questo Benny. Ok. Va bene, quindi si è capito abbastanza la situazione. Per comprare le sigarette. Ok. In un'epoca di post-cancer, quindi di post-cancro, il fumare è meno letale. Ma è un modo di vivere per tanti altri. Le sigarette possono essere comprate in giro per la città. Questo ti fa vedere quante sigarette ti sono rimaste. La scelta è tua. Aiutare Neil a smettere di fumare o goderti i panorami della città con le sigarette. Vabbè, questo è un tipo da sigaretta. Al di fuori che io non fumo e non mi piacciono le sigarette. Però come tipo questo è proprio da sigaretta. Ho visto il mio riflesso nel vetro e ho visto la città sotto i miei piedi. Mi chiedo perché ho parlato, insomma, mi son aperto con Cat riguardo a questi strani sentimenti nella nostra vecchia casa. Non voglio che lei pensi che mi manchi, ma magari qualcosa mi fa male quando la vedo. Magari sono i miei ricordi che non vogliono questo. Oppure ho paura di fallire. Vabbè, praticamente lui non vuole ammettere forse che comunque gli manca un po' la moglie, la figlia, eccetera, eccetera. Smart Home, benvenuto visitatore. Mister Corrand non è a casa adesso. Probabilmente perché sono qui nel corridoio. Vuoi lasciare un messaggio? No, sono io, Neil Conrad. Fai un'altra scannerizzazione. La scannerizzazione al momento non è possibile. Per favore, contatta l'amministratore del sistema per maggiori informazioni. Ah, grandioso. Lo scanner si è probabilmente rovinato di nuovo. Devo controllare il mio cell. Magari ho delle notifiche riguardo a questo. Allora, vediamo un attimo. Email. Per vedere i nuovi messaggi. Ok. Il codice dell'appartamento. Caro Mr. Conrad, spero che leggerà in tempo questo messaggio. Il tuo ID scanning system del tuo edificio si è rotto presto questa mattina e adesso lo stanno aggiustando. Se il tuo appartamento non è in grado di identificarti, devi usare questo codice chiave che viene cambiato ogni mese per ragioni di sicurezza. Il tuo codice al momento è 9264. Ti farò un update di come sta l'ID System status, quindi ci fa sapere se lo hanno aggiustato o meno. Mi dispiace per l'inconveniente e spero che questo si possa risolvere in maniera breve. Tuo Andrew Stevens, 9264. Allora, dobbiamo mettere il PIN. Ok, quindi dobbiamo fare qua 9264. Benvenuto visitatore. Hai usato il corretto PIN? La porta si sblocca. Vai a dormire. Quindi questa è casa nostra. Abbiamo una sorta di Gigi. Ehi, Gary. Ok, questo è Gary. Com'è andata l'appuntamento con la tua ex? Perfettamente, che ne pensi? Beh, dai, spero non sia andata così male. Qual è la situazione? Il nostro lavoro è stato fatto per oggi. Benny e il suo staff sono con il presidente Robertson adesso. Questa sera loro sono invitati a cena con alcuni pezzi grossi. Al momento le cose non vanno fuori dall'ordinario.
Madonna, quel Benny mi fa andare fuori dei gangheri. Non perde l'opportunità di chiamarci colonialisti. Ancora una volta, gli avrei dato un pugno alla gola. Sono sicuro che sono contento che la responsabilità sia di Johnson per il resto della giornata. Beh, speriamo vada meglio dopo il summit. Non ne sono molto sicuro. Hai letto l'articolo riguardo a questo summit di scambi nel giornale oggi? Sì. Quello riguarda Robertson che non vuole pianificare di dare qualcosa a Benny. Sì, lo dicono da settimane, vediamo come andrà. Cos'altro pensi che succederà? L'indipendenza di Drovian? Se chiedi a me, Benny non avrà niente di tutto ciò. Noi abbiamo costruito l'intera colonia dopo tutto. Comunque il capo ha schedulato, ha messo in conto, insomma, di fare un briefing domani mattina alle 9. Non fare tardi. Ok, ci vediamo domani. Bene. Questo è il nostro Giugi. Ehi, Horace, come va? Feed Horace, diamo via da mangiare. Ok, possiamo anche fare Pet Horace? No, non possiamo fare altro. Vabbè, gli abbiamo dato da mangiare, giustamente. Perfumare. Ok, quindi possiamo farci la fumatina pure al balcone di casa. Vedi che carino. Se non fumiamo ci perdiamo queste belle visuali, diciamo. Ok, siamo fatti la sigarettina e adesso dov'è un letto? C'è un letto. Qua si riposa così. Non è chiarissimo. Ah, si può scendere qua. Non avevo visto c'era una scala. Ok, a dormire. Benissimo. Ok, sta anche salvando, perfetto. Gara Louville, le 2 di notte? Telefono. Sì? Allora ragazzi, io direi ci fermiamo qui. Come primo episodio penso va bene così. Il gioco sembra molto interessante. Mi piace questa cosa che comunque dobbiamo spostare con la tastiera. Non è la classica avventura, insomma, sembra molto interessante. Graficamente lo stile mi piace tanto. E anche questa cosa delle colonie, eccetera, eccetera, la politica. Sembra un gioco con una bella sceneggiatura. Vedremo, staremo a vedere. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram. E al prossimo episodio. Alla prossima. Ciao ciao.